Come si è evoluta la terapia dell'asma e quali sono i bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti? Lo chiediamo al professor Giorgio Walter Canonica, responsabile del Centro di Medicina Personalizzata Asma e Allergologia presso l'Humanitas di Rozzano, in occasione della presentazione dei risultati della campagna di sensibilizzazione Percorsa di Salute. Professore, negli ultimi 10 anni cos'è cambiato nella cura dell'asma? L'evoluzione è fondamentale perché da quella che era un approccio, che in inglese è one size fits all, cioè un trattamento va bene per tutti i pazienti, vi faccio l'esempio più banale, che è quello del cortisone. Il cortisone andava e veniva applicato su tutti i pazienti indipendentemente dalla caratterizzazione di questi pazienti. Avevamo, è vero, l'immunoterapia specifica contro gli allergeni che andava a identificare con precisione il meccanismo, però era limitata, è limitata ovviamente a una genesi allergica della malattia. Bene, oggi è una rivoluzione fondamentale, che è uno scenario che si apre non solo nell'asma ma in tutte le altre malattie, cioè l'identificazione di meccanismi e avere a disposizione i biologici, delle pallottole magiche che vanno a bloccare quei meccanismi. Cosa significa? Che oggi bisogna andare a identificare nei pazienti qual è il meccanismo che determina la malattia per poter scegliere qual è, tra virgolette, la pallottola magica che blocca quel meccanismo. In altri termini, precisione nello scegliere la pallottola, medicina di precisione. E per quanto riguarda l'asma grave, cos'è successo di nuovo? Come ho detto precedentemente, abbiamo a disposizione tutta una serie di nuovi biologici. Attualmente ne abbiamo 5 a disposizione, subentrerà prossimamente anche un biosimilare per l'anti-IgE, quindi abbiamo a disposizione un armamentario già notevole. Ma questo è solo l'inizio della storia, se mi posso permettere, perché addirittura sono stati anche già dimostrati efficaci degli anticorpi monoclonali con 2 somministrazioni all'anno. Voi capite che questo favorirà moltissimo l'aderenza al trattamento, che è una delle problematiche di tutte le malattie croniche. Abbiamo anche lo sviluppo di biologici per via inalatoria, cioè è un mondo, uno scenario che cambierà ulteriormente e radicalmente il campo della terapia di queste malattie. Nonostante le nuove terapie, quali sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti? Sempre nuovi biologici sono, tra virgolette, desiderati, perché sempre di più ci permettono di selezionare i pazienti ed essere più efficaci possibili nella precisione con cui colpiamo la malattia. E questo è sicuramente un desiderata. L'altra desiderata è ovviamente poter trattare i più pazienti possibili, che è il problema di sostenibilità dei costi, non ultimo il fatto dell'aderenza al trattamento, perché chiaramente con questo non bisogna neanche trascurare quello che è il trattamento inalatorio, che è stato usato e che deve essere continuato ad usare e che ha come purtroppo tallone d'Achille il fatto che l'aderenza allo stesso è sempre molto bassa, come rilevato anche dai dati ufficiali del Ministero.